Un successo a sorpresa pesantissimo, sopraggiunto in pieno recupero come un fulmine a ciel sereno. Grandi emozioni mercoledì sera al centro sportivo Rigamonti di Buffalora, dove il Brescia femminile ha sconfitto la capolista Como per 2-1 grazie alle reti di Veronique Braida nel primo tempo e del neoacquisto Maddalena Porcarelli al suo primo sigillo in maglia bianco-blu al 93esimo. Tre punti che per le leonesse valgono il sorpasso sulle stesse Lariane, la vetta provvisoria del girone unico di Serie B. Domenica la sfida ancora tra le mura amiche contro il Chievo Verona. Sì, dobbiamo ripeterci e queste ragazze qua sorprendono di partita in partita. Non mi sorprendono perché, vabbè, al di là del risultato che può essere, non si può mai sapere quale sarà poi l'esito della partita, però sorprendono per la volontà e la caparbietà che dimostrano sempre negli allenamenti ma anche nelle partite. Quindi sono molto contento per loro perché si stanno prendendo delle belle soddisfazioni. Vuol dire che la squadra è concentrata fino alla fine, sta bene, ha le idee chiare, è organizzata, e le ragazze seguono veramente con grande impegno negli allenamenti. Io sono contento e adesso ci vogliamo questa vittoria, e nel senso che comunque adesso per oggi e domani non ci pensiamo, poi dopo vedremo cosa fare. Eh no, perché Giulia Asta ha fatto un gran assist perché l'ha presa da sotto e poi la palla sbalzava, ho detto la prendo di collo e vado sopra il portiere oppure non entra e poi è entrata. Sì, mi ricordo l'esultanza e poi quando ero qua sotto lì a una certa Veronique mi spinge fortissimo e ho detto basta. Ho detto è vero, è successo, ha fatto gol. Oggi festeggiamo, domani pure, però venerdì pensiamo a Chievo.